Strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa. Mancano soltanto 2 km e 400 metri alla conclusione di questa ottava tappa da Praia Mare a Montevergine di Mercogliano in provincia di Avellino, 209 km sotto la pioggia negli ultimi 20 km. La situazione di corsa è questa, un uomo solo al comando, subito in linea a Massimo Ghirotto, Moto 1. E allora è l'olandese Bowman che ai meno 4 dall'arrivo ha preso l'iniziativa e ha staccato gli altri tre compagni di squadra, ma viaggia con 15-17 secondi di vantaggio rispetto al gruppo Maglia Rosa che sta rientrando prepotentemente. Probabilmente qua si gioca sul filo del rasoio, ma ho l'impressione che nella parte finale venga riassorbito dal gruppo Maglia Rosa che sta reagendo prepotentemente. Davanti a me 2 km all'arrivo, quindi sono ancora tanti per arrivare là sopra al santuario, linea al palco. E allora, mentre il gruppo della Maglia Rosa viene tirato in questo momento dagli uomini della Sky, andiamo da Antonello Brughini, Moto 2. E spinge fortissimo il gruppo della Maglia Rosa, intanto è ripreso a piovere intensamente. Froome e Aru sono ancora bloccati, continuano a guardarsi, sicuramente continuano a studiare la strategia migliore. Invece pedala, e pedala veramente bene la Maglia Rosa, Simon Yates. A voi. Meno di 2 km alla conclusione, Cohen Bowman, atleta della formazione olandese del team Giambolotto, la stessa di Enrico Battaglini che ha già vinto una tappa, la stessa del velocista Van Poppel. Allora torniamo in corsa da Massimo Ghirotto per sapere la pedalata sciolta e rotonda del corridore olandese. Bene, Emanuele, non è più così tanto sciolta la pedalata dell'olandese, ma insiste, ormai non ha più nulla da perdere. 1700 metri dall'arrivo in questo momento, sono tanti intornanti per arrivare da sopra e quindi la velocità è elevata e addirittura bisogna anche mettere la mano sui freni. Il gruppo sta rientrando prepotentemente, vedremo se questo olandese ce la farà, ma comunque è molto, sarà una bella impresa, Paico. E tanto c'è uno scatto in testa al gruppo, dovrebbe essere Genier, il francese della AG2R, la mondiale, che ha messo qualche metro di distanza tra lui e il gruppo. Anzi no, non si tratta di Genier, è Montaguti che era stato riassorbito dal gruppo, ha parlato di nuovo lo scatto, ora viene raggiunto dal compagno di squadra Genier. Ma andiamo da Antonello Brughini, Moto 2. Sì, il tentativo di allungo di Montaguti, poi rientrato, ma che pioggia, piove veramente intensamente, curve e controcurve, è veramente molto agile invece la pedalata della Maglia Rosa a Simon Yates, insomma un bel carattere veramente questo del corridore britannico. Voi. All'attacco un uomo del team Movistar, dovrebbe essere il colombiano Betancourt, ma torniamo in corsa da Massimo Ghirotto, 1200 metri alla conclusione per Bowman che sta accusando il peso della fatica. Massimo? Sì, confermo, però il gruppo è lì a 10 secondi, 1200 metri all'arrivo, adesso piove insistentemente, la fatica è tanta, 209 km e una lunga fuga, ma ce la mette tutta l'olandese, ce la mette tutta, Paico! Olandese che sta per essere ripreso dalla coppia della formazione AG2R, la mondiale, che ha quasi raggiunto il corridore del team Giambolotto. E c'è stato anche lo scatto di Richard Carapaz che sta andando a riprendere il battistrada. Ora sono in due al comando, continua a piovere, continua a diluviare, tuoni, fulmini, giornata da Tregenda, non ci sono più le moto perché ci siamo avvicinati molto al traguardo, dunque non possiamo comunicare con le moto, ma vi diciamo che c'è Carapaz che è il leader della classifica dei giovani in testa. Possiamo andare da Moto 2, da Antonello Brughini. Che finale Manuel, che coraggio questi ragazzi, molti dei quali adesso sono addirittura senza mantellina. Noi siamo ai 1100 metri dal traguardo, continuiamo a seguire soprattutto la pedalata della Maglia Rosa, Simon Yates che ci crede, è convintissimo il corridore britannico, insomma un finale veramente importante per la Maglia Rosa. Yates, a voi. L'attacco di Carapaz, corridore del team Motor, del team Movistar, compagno di squadra di Betancourt e Carapaz, maglia bianca di leader della classifica dei giovani. Mancano soltanto 800 metri alla conclusione, tappa dura, tappa impegnativa. E vedremo se riuscirà ad andare a buon fine. Intanto Montaguti sta per essere riassorbito dal gruppo della Maglia Rosa, i big continuano a studiarsi, non tentano l'attacco. Ricordiamo che mancano pochi metri all'arrivo di questa tappa, in testa c'è l'equadoregno Richard Carapaz che rilancia l'azione quando si avvicina proprio al rettilineo del traguardo. Ora c'è una curva verso sinistra, continua a piovere incessantemente, i big in testa al gruppo della Maglia Rosa non scattano, non si muovono, e allora Carapaz molto probabilmente
andrà a conquistare il successo. 400 metri soltanto per Carapaz, che forza sui pedali, la sua maglia bianca si distingue nettamente sul grigio dell'asfalto. Carapaz, corridore, abbiamo sentito, sudamericano di buona levatura, uno scalatore, perché si attendevano gli scalatori, anche se a livello di gruppo soltanto qualche tirata e poco più. Mancano pochissimi metri alla conclusione di questa ottava frazione da Praia Mare a Montevergine di Mercogliano. Riccardo Carapaz del team Movistar è al comando, mancano pochissimi metri, possiamo scorgere dalla postazione dove siamo sistemati l'arrivo di Carapaz, che ha una ventina di metri, una cinquantina di metri di vantaggio nei confronti del gruppo che sta rinvenendo. Ormai per Carapaz è fatta, si alza sui pedali ma è molto stanco, però alle sue spalle ha fatto un pochino il vuoto e dunque la possibilità di andare a vincere. Braccia alzate per Richard Carapaz del team Movistar, che va a vincere questa ottava frazione da Praia Mare a Montevergine di Mercogliano dopo 5 ore 11 minuti e 13 secondi. Poi arrivano il gruppetto con tutti i migliori in classifica, non cambia letteralmente nulla perché rimane maglia rosa Simon Yates, che ha controllato da par suo la gara. Ci sentiamo più tardi, ma prima abbiamo la possibilità di collegarci con Moreno Argentin, il grande campione del mondo e nostro amico. Moreno, buon pomeriggio. Una bella vittoria quella di Carapaz, insomma, però è successo francamente abbastanza poco, sei d'accordo? Buon pomeriggio a tutti. Beh, insomma, diciamo che dai protagonisti, quelli più importanti, direi di sì, però non abbiamo visto una gran fuga dall'inizio e poi alla fine si sono, diciamo, combattuti e hanno dato il massimo. Abbiamo visto Bowman che ci ha provato, ma insomma in fuga da un po' di tempo, evidentemente le risorse erano quelle, ma Carapaz direi che ha fatto una grande azione perché è riuscito a fare la differenza. Mi ha un po' certamente deluso la squadra di Froome e lui, perché li abbiamo visti qua nel finale, sembrava che dovessero veramente provare per la tappa, ma poi evidentemente hanno dovuto cambiare idea. Davide Formolo si è piazzato secondo dopo la batosta dei giorni scorsi, a 6 secondi il suo margine di bottino perché ha intascato l'abbuono del secondo. Thibaut Pinot ancora l'abbuono del terzo posto, giunto terzo a 7 secondi, poi Enrico Battaglin, Simon Yates, Domenico Pozzovivo, sempre brillante l'altro corridore della Mitchelton, Chavez, Conrad, Woods e Bilbao. In pratica in 7 secondi il gruppetto dei migliori è riuscito a contenere il ritardo da Carapaz, che come ricordava Moreno Argentin ha fatto una bella azione negli ultimi 4 chilometri, è riuscito a vincere questa tappa a Montevergine di Mercogliano.